E rieccoci in studio, speciale Cultura, e ho l'onore di avere ospite l'avvocato Gianetto Regassani, benvenuto avvocato. Grazie. E che oggi ci parlerà di questo libro bellissimo che ha scritto, La guerra dei Rossi, che sta avendo un successo strepitoso, siamo alla terza ristampa, una cosa incredibile. Incredibile. Vero? Non se l'aspettava, infatti. Senta, ma vogliamo, innanzitutto mi ha incuriosito molto il titolo, La guerra dei Rossi, come mai questo titolo? Ma ho voluto rifarmi alla Guerra dei Rossi, il famoso film americano che parlava di una crisi di coppia. Esatto. Poi, terza ristampa, un successo senza precedenti. Ma secondo lei, avvocato, è perché in questo periodo il Covid ci ha fatto venire voglia di leggere di più gli italiani, o c'è qualche altro trucco? Come mai? Credo che fondamentalmente uno dei pochi settori che non è andato in crisi è proprio quello dell'editoria. E quindi i libri sono stati venduti, forse anche di più nel periodo del Covid. Credo anche che i miei libri, perché questo è il quarto saggio, o meglio, questo non è un saggio, questo è un insieme di romanzi, perché saggio è riduttivo, è anche offensivo quello che ho fatto in questo libro, che io racconto storie con dialoghi, con personaggi, con psicologia, e l'ho fatto perché ho avuto tutto il tempo per farlo, perché il Covid, indubbiamente, il lockdown ci ha dato tanto tempo. E l'ho fatto raccontando le cose precedenti al Covid e durante il Covid in tema di violenza in famiglia in tutte le declinazioni. Ecco, ci spieghi esattamente di cosa parla questo libro, uno spaccato, no? Della, Io parlo della vita. Ruolo dell'avvocato, del ruolo del vero matrimonialista, dell'avvocato che affronta come una missione questa attività professionale, e racconto quindi il ruolo dell'avvocato nella sua bottega, nella sua solitudine, alle prese con situazioni familiari terribili. Il nostro confessionale a volte è un pronto soccorso, raccoglie persone che hanno sofferto, che stanno soffrendo, che stanno perdendo tutto, che vedono il loro investimento di vita crollare. E quindi io parlo delle violenze che sono aumentate a dismisura durante il Covid, con dei protagonisti veri, ma con nomi di fantasia, che offrono uno spaccato di quello che è un po' la famiglia oggi. E francamente io non immaginavo che un avvocato scrittore potesse vendere quanto uno scrittore vero. Infatti. Ciò significa che sicuramente il mio vantaggio parte dalla materia che tratto. Sicuramente. La materia che tratto è di interesse generale, e soprattutto io scrivo in maniera molto semplice. Io ho abolito tutti i tecnicismi, perché io scrivo i manuali, scrivo codici, scrivo testi per avvocati, notai e magistrati, ma scrivo anche testi per la gente. Certo. E questa è la vera difficoltà, tradurre dall'avvocatese all'italiano. Certo, infatti è scritto veramente in un modo molto semplice, ma chiaramente approfondito. Prefazione di Maurizio De Giovanni, Valerio De Gioia, anche, e postfazione di Adriana Panetteri, tutti grandi personaggi nazionali che hanno arricchito il mio libro. E poi anche appunto edizioni di Arco, se vogliamo ricordarlo. E tra l'altro, senta, avvocato, lei ha scritto una cosa che mi ha colpito molto nell'incipit del libro, che la pandemia ha delineato un periodo di bilanci e ci ha fatto ritornare con i piedi per terra. Cosa ha voluto dire esattamente? Prima della pandemia eravamo molto distratti, molto presi da noi stessi, alla ricerca del nulla. È stata un po' la rovina dell'essere umano degli ultimi decenni. Poi un piccolo virus ci ha riportati con i piedi per terra. Nessuno di noi è invincibile, basta un virus e te ne vai. E allora abbiamo cominciato a riscoprire tante cose semplici di cui avevamo dimenticato l'esistenza. È vero, ha cambiato, vero? Se lei mi passa questo concetto, questa pandemia ha modificato anche la vita degli italiani, non solo a livello psicologico, ma anche proprio nel modo di porsi, l'approccio, al di là chiaramente che purtroppo c'è una grande tristezza, però ha influito tutto questo anche. È un dramma. Ci ha fatto riflettere molto, ma siamo soli. In questo momento la mascherina è l'emblema del fatto che ci stiamo nascondendo. Prima si chiamava distanziamento sociale, poi hanno cambiato distanziamento fisico, ma il fatto di non poterci abbracciare, il fatto di avere paura di uscire con una donna o con un uomo per non essere infettati, non poter abbracciare un figlio o una madre o un padre, questa il fatto di stare lontani, noi che siamo animali sociali, questa cosa è devastante. Noi italiani che siamo così, noi insomma, italiani, passionali. E così. I bambini stanno soffrendo moltissimo. Io ho l'impressione che quando questa tempesta finirà troveremo sul tappeto tante scorie, dobbiamo risolvere tanti problemi psicologici. Certo, assolutamente. Soprattutto per i bambini. Assolutamente. Senta, in un capitolo, tra l'altro insomma, molto particolare, lei ha scritto il racconto del perfetto fedifrago. Ce ne vuole parlare? Ma io offro uno spaccato di quello che è l'italiano medio, il traditore.
e anche la traditrice, anche perché poi nella certo. mia inchiesta alla fine non faccio tante differenze, neanche statistiche. Gli uomini e le donne tradiscono. Tradiscono perché innanzitutto con i social ormai è più facile tradire, trovare la scappatella, di cui gli italiani sono ghiottissimi. L'italiano, ma come mai, secondo lei, questi italiani sono... L'italiano e l'italiano amano il mordi e fuggi. Perché non lasciano sempre il marito o la moglie o la stabilità o l'immagine sociale, però amano molto spiluccare quella. E io da avvocato matrimonialista lo so poi benissimo. Infatti, perché poi ricordiamo gli investigatori del mio studio, quindi, certo. E stiamo parlando di un avvocato che è concentrato molto su certe vicende, e quindi mi arrivano investigazioni incredibili, anche di persone insospettabili, che attraverso i social, indubbiamente, a qualsiasi età, dai 15 ai 90, cercano qualcuno, anche per una notte. E questo atteggiamento quindi l'ho racchiuso in un capitolo, manuale del perfetto fedico. Poi c'è la differenza del tradimento dell'uomo rispetto a quello della donna. L'uomo è più basico in tutto, figuriamoci nel tradimento, per cui è più facile scoprirlo, perché è abbastanza banale nei suoi atteggiamenti. La donna è più scientifica, è più calcolatrice, la devi beccare soltanto se hai un investigatore bravo, perché altrimenti la fa franca anche un investigatore normale. Ecco. Però poi alla fine della fiera, quando un uomo tradisce, nel 90% dei casi lo fa con una donna, e quindi se tanto mi dà tanto... È chiaro, quindi insomma c'è questa complicità, no? Certo. Senta, ma nei racconti dei suoi libri, perché insomma, abbiamo visto anche l'altra volta precedente, l'avvocato Cassani ha scritto diversi libri, uno più bello dell'altro, tra l'altro. Tra l'altro stanno diventando una fiction, non dico per chi, ma fantastico. Marco Spagnoli e Tiziana Lupi, che voglio salutare, che tra l'altro si occupano delle fiction italiane, ci stanno lavorando sulla sceneggiatura. È probabile che finita la pandemia si inizierà a girare le prime riprese, 8 puntate da 52 minuti, quindi cari amici, quindi avremo anche, questi miei libri diventeranno anche una fiction televisiva, che mi pare che per un avvocato sia un record. Come no, anche poi lei insomma la vediamo spesso in televisione, per cui... Sì, ma io quello che vorrei dire, lo dicevo anche a Catena Fiorello qualche giorno fa, io riesco a fare tutto questo perché ho una grande organizzazione, una grande memoria, una grande concentrazione, lavoro 18 ore al giorno. Il successo non è mai per caso. Assolutamente. Quello che quale che sia, piccolo, grande, in qualsiasi settore, deve essere organizzato. È vero. Tra l'altro gli altri libri li ho scritti nei ritagli di tempo, sui treni o nelle sale d'ascolto. Ecco. Questa volta ho avuto più tempo. Una grande Ma se passione, non sei organizzato non riesci a fare neanche una cosa. Se sei organizzato puoi fare 100. Assolutamente, importantissimo quello. Fra l'altro, lei nei suoi racconti, in tutti questi libri, ha incontrato tantissime persone per il proprio lavoro, poi insomma anche per scrivere libri. Qual è stata e qual è la peculiarità principale che lei ritrova in tutti i suoi clienti, a livello di, ecco, di come dire, anche insomma negatività forse, no? O modo di approcciarsi in una determinata situazione della vita. Ma io il filo conduttore si chiama sofferenza. Ecco, quindi il denominatore comune. Perché appunto il denominatore comune è la sofferenza, perché quando finisce una famiglia è una tragedia. Certo. Io dico sempre alla gente, prima di separarvi, pensateci non una volta, mille volte. Chiaro. Se poi è inevitabile la separazione, fatelo. Certo. Ma ci sono momenti in cui uno deve anche riflettere e cercare di salvare il salvabile, perché comunque, anche in caso di separazione consensuale, è sempre una vita da riorganizzare, certo. Ma non solo la tua, ma anche quella dei tuoi figli. Assolutamente. Pensateci. Come no? Senta, Cassani, siamo in chiusura. Vorrei capire da lei come lo vede il futuro della nostra Italia e degli italiani. Io sono positivo, sempre in tutto e per tutto, ragiono sempre in maniera ottimistica. Gli italiani sono l'unico paese al mondo che riesce sempre a cadere in piedi. È vero, abbiamo perso guerre, abbiamo avuto dominazioni, eppure siamo sempre a galla. Siamo sempre una potenza mondiale tra le più grandi. Certo. E abbiamo soprattutto la fantasia, il territorio, i prodotti di eccellenza. Un'intelligenza raffinata, che è quella degli italiani, in tutto e per tutto, da nord fino al sud. Siamo un paese con mille risorse, ce la faremo, ma non tanto per lo slogan da balcone. Sono d'accordo, no. Siamo un paese che ha perso la seconda guerra mondiale, negli anni 60 eravamo tra le prime due o tre potenze mondiali a livello economico. Quindi... Certo. Bene, grazie avvocato Cassani di essere stato con noi, e io mi raccomando La guerra dei rossi, perché davvero amici è un grande libro.
davvero, quindi leggetelo. Grazie. Grazie, io vi saluto, noi ci vediamo non la prossima settimana ma quella dopo direttamente, vi auguro buon fine d'anno, tante cose belle e speriamo veramente di uscire da questo brutto periodo. Grazie.